Grazie anche a te. Sì, allora, torno velocemente da Luca, ma Luca, velocissimo, c'è qualche aggiornamento? Velocemente, come vedi le due squadre, anche se è da poco iniziata la partita? Esatto, è da poco che è iniziata la partita. Tra l'altro volevo anche ricordarvi un po' chi è che è in campo. Consigli in porta, Togliani sulla destra, Jan al posto di Harry perché appunto non ha recuperato l'infortunio, abbiamo Ferrari sempre al suo fianco, Rogerio sulla parte destra bassa, mentre centrocampo Frattesi che ha recuperato la botta contro l'Udinese, e mezzo al campo Maxi Lopez, a sinistra Luca D'Andrea, questo ragazzo di 18 anni che è sicuramente la mezzala. Infatti stavo guardando anche un pochettino la predisposizione in campo perché non credo che sia un 4-3-3 secco, poi magari andremo a vedere in maniera un po' più dettagliata. Poi Laurite sulla destra, posto ovviamente di Berardi, punta centrale Pinamonti e a Urli che praticamente è stato impiegato come esterno alto sinistro. Vediamo se effettivamente sono così i ruoli, ma non credo che sia la posizione giusta di questi giocatori. Grazie Luca, ci aggiorniamo dopo. Allora, mettiamo un attimo in stand-by la partita, appunto, Torino-Sassuolo, ma concentriamoci adesso su quelle che saranno le partite di domani. In questo caso parliamo di quella che sarà la partita dell'Inter contro l'Udinese, ricordiamo alle 12.30. Ha parlato Simone Inzaghi e questa partita viene definita Giacomo un po' la prova del 9. Tu che cosa ne pensi? Poi andiamo ad ascoltare che cosa ha detto. No, sono convinto, è chiaro che se l'Inter non comincia a giocare bene contro una squadra come l'Udinese, che comunque è una squadra non solo fisica ma è anche molto brava sotto l'aspetto tecnico-tattico, perciò io credo che domani, se Inzaghi ha detto questo, gli do ragione, perché comunque è la prova del 9 e l'Inter deve cominciare a giocare da Inter, perché comunque i giocatori ce le ha, le qualità le ha, e se giochi a Udine contro un Udinese di questo tipo che sta giocando oltretutto molto bene ad oggi, se non fai una prestazione ad alto livello, parlo dell'Inter, rischi, certo, molto, rischi molto. Allora, leggiamo insieme adesso che cosa ha detto. Allora, Inzaghi su trasferta di Udine. Veniamo da due vittorie consecutive, però sappiamo che giocando ogni tre giorni non è un semplice affrontare questi match. Adesso andiamo a Udine per una partita molto impegnativa contro un avversario che sta molto bene. L'Udinese è la squadra con la migliore striscia di risultati di tutto il campionato. Servirà corsa, aggressività e determinazione. Loro segnano nei primi minuti delle gare e quindi bisognerà approcciare la partita nel migliore dei modi. Paolo, come analizzi e come interpreti, anzi come commenti queste parole? Beh, devo dire che secondo me la chiave di lettura è sull'intensità, sul ritmo della partita, nel senso che l'Udinese ha una condizione fisica e ha un'intensità di gara con Sottini in particolare che non avevamo visto con i precedenti allenatori, mi riferisco a Gotti in particolare e poi anche a Cioffi. Invece Sottile sta sorprendendo un po' tutti, anche perché a Udine lui sta giocando un 3-5-2 abbastanza mascherato, nel senso che fa fare a Pereira il quinto di destra, quando quello non è mai stato il modulo di Sottile nelle precedenti esperienze, mentre a Udine la società, quando prende gli allenatori, in qualche modo fra virgolette impone un po' quel modulo, con un po' il marchio di fabbrica, e Sottile rispetto ai suoi predecessori ha messo un'intensità atletica pazzesca, la qualità dei giocatori è buona soprattutto davanti con Beto e De Lofeu, e tra l'altro nei numeri l'Udinese è la seconda squadra in campionato che ha fatto fin qui più gol, c'è solo il Napoli davanti e poi credo che sia alla pari del Milan ma anche dell'Inter. La squadra di Simone Inzaghi in questa fase in generale non sono intensissime atleticamente e soprattutto tra le criticità di questo inizio di stagione secondo me all'Inter manca proprio intensità fisica e quindi si giocherà molto da quel punto di vista lì. Vedo l'Udinese favorita anche perché comunque al di là della vittoria in Champions League, per esempio tornando al campionato, il successo risicato dell'Inter col Torino non era stato convincente dal punto di vista del gioco, no? Però è chiaro che sono stati importanti i tre punti e quindi vedo l'Udinese favorita da questo punto di vista. Allora, arrivo da te Paolo, ma prima vorrei andare da Massimo. Massimo, a prescindere dal discorso della partita di domani contro l'Udinese, tu come commenti ad oggi l'operato di Simone Inzaghi? Sai, si è parlato, chi dice no, bisogna cambiare allenatore e via dicendo. Tu che cosa ne pensi? Ma mi sembra presto per dire che si deve cambiare un allenatore, così come mi sembra presto dire che l'Inter alla settima di campionato è già la prova del 9. Io credo che sarà uno step per verificare quali sono le condizioni
tra virgolette, di salute di questa squadra, visto che magari nelle ultime uscite, dal punto di vista del gioco e anche secondo me dal punto di vista fisico, non ha pienamente convinto. Però nelle ultime due gare ha portato a casa 3 punti con la squadra della Repubblica Ceca e poi 3 punti con il Torino. Quindi in questo momento credo che se la squadra non sta bene, già il portare a casa i risultati è già qualcosa di positivo. Io credo che la descrizione che ha fatto Paolo dell'Udinese sia perfetta. Tra le altre cose, parlavo con Vagheggi in settimana di altre cose. Voi sapete che Vagheggi è molto vicino alla famiglia Pozzo e mi diceva che le squadre che stanno facendo negli ultimi anni sono squadre che secondo lui valgono in classifica più di 50 punti. Quindi anche l'anno scorso lui era convinto che i Pozzo avessero fatto una squadra che valeva e doveva fare più di 50 punti. Poi le cose nel campo magari dicono qualcosa di diverso, però io credo che domani, io spero, sarà comunque una bella partita, perché comunque l'Inter dal punto di vista tecnico pesa tantissimo, ma come ha detto giustamente Paolo, dal punto di vista dell'intensità e anche comunque della qualità specifica in alcuni giocatori, anche l'Udinese potrà essere pericolosa per quanto riguarda questa trasferta nerazzurra. Io, se posso dire una cosa, sì, velocissima, certo. No, siccome tra l'altro l'Udinese l'ho seguita molto nell'ultimo anno e mezzo, perché tra le altre cose collaboravo con la TV dell'Udinese, quindi avevo un programma la domenica e vedo le partite. No, è vero quello che dice Massimo, cioè la qualità del mercato dell'Udinese è testimoniata anche dalle cessioni eccellenti che riescono a fare ad ogni stagione, no? Per esempio quest'anno hanno ceduto Molina, avrebbero potuto cedere De Lofeu, il Napoli l'ha seguito per tanto, poi quando ha avuto ovviamente la possibilità di andare sulla squadra. Esatto, sì. Udogi al Tottenham l'anno prima voglio dire, hanno fatto altre cessioni, no? Avevano ceduto De Paul all'Atletico Madrid. Secondo me quei 50 punti ci stavano, solamente che l'Udinese, a mio avviso, nella prima parte della stagione ha un po' perso tempo, ha riconfermato nella stagione precedente Gotti, che è partito un po' col freno a mano, poi hanno dovuto recuperare con Cioffi, però chiaramente insomma un pezzo di cammino se l'erano un po' giocato, però secondo me quest'anno si toglieranno grosse soddisfazioni. Paolo? Sì, l'Inter io l'ho vista dal vivo a Lecce e poi l'ho rivista al derby, manca di intensità, questo è vero, non c'è dubbio. Penso che sia fisiologicamente, diciamo, successo anche lo scorso anno all'inizio, forse un problema di gestione anche di preparazione da parte di Inzaghi, potrebbe essere questo, anche se la stagione prevedeva quest'anno ovviamente un'intensità subito immediata per poter poi arrivare al 13 novembre alla pausa in un certo modo. Sì, sì. È una partita molto importante, sull'Udinese abbiamo già detto tutto, Paolo ha detto già ampiamente quello che è il quadro dell'Udinese. Credo che sull'Inter ci si attenda molto, con la vittoria Pilsen è una partita che c'è troppa differenza di spessore fra le due squadre per dare un senso. Io mi rifarei alla brutta partita fatta col Torino che ha avuto 8 occasioni da gol, di cui 3 clamorose, con l'Inter che riuscì soltanto in extremis a vincere la partita e non meritava obiettivamente di vincere. L'Inter veniva poi anche da una sconfitta del derby, sconfitta con la Lazio, è una squadra che ha fatto 3 sconfitte fino adesso, oltre che col Bayern, e quindi domani non è una prova decisiva assolutamente, nulla è decisivo in questo momento, neanche lo scontro diretto Milan-Napoli è decisivo, però è molto molto importante per verificare lo stato dell'Inter dopo 7 partite prima della prima pausa di campionato. Però Paolo, scusa se mi perdo una cosa velocissima, sì. Non ha detto così Pioli? Sul discorso di fare i punti adesso, che è troppo presto, è chiaro che non puoi decidere chi vince adesso lo scudetto, però Pioli ha detto il contrario, per esempio l'allenatore del Milan ha detto che i 3 punti da adesso sono importantissimi, come sono a fine sfide scudetto, no, è vero, sono sfide scudetto, gli però... argomenti di dopo. Scusa, non sapevo la scaletta. No, permettimi di rispondere, giusto, sì, velocemente sua. Perché poi rientro, però lo diceva uno scontro diretto, attenzione. No, sì. Noi abbiamo sentito un seminare pure. Per lo scontro diretto, quando a un certo punto gli hanno chiesto Milan e Napoli, perché il campionato si decide per poco e sono due candidati allo scudetto, 3 punti sono decisivi. Secondo me ha detto un'altra cosa, gli hanno chiesto se era una partita a scudetto.
e lui ha detto che siccome lo scudetto in Italia si vince con poco margine, come il Milan l'anno scorso a più 2, non a più 12, certo, questa è una ha detto è una partita scudetto con Napoli come una partita scudetto con qualsiasi altra squadra. Cioè, siccome c'è poco margine, prendere i tre punti sempre è sempre... Allora, ho capito bene quando ha detto prendere quello, i tre... Ha detto quello perché... No, ma dico, quando ha detto prendere i tre punti è importante anche adesso, ma voglio dire, si può anche pareggiare, voglio no, dire. Però, sì, scusi, Legna. Però vorrei parlare, no, perché ragazzi, scusate, sì, devo andare in pubblicità anche perché poi rientro, voglio dare parola a Franco, perché voglio sentire anche il suo punto giusto, di vista. Franco, tocca a te. E quindi restate con noi. Gold. Eccoci tornate, allora stiamo parlando della partita di domani dell'Inter che affronterà l'Udinese, Udinese squadra che insomma, come hai detto tu Giacomo, ha filo da torcere, ma sentiamo anche il parere di Franco. Una bella gatta da pelare l'Udinese per l'Inter, l'Udinese è una squadra fisica, veloce, corre tantissimo, grandi recuperi, sta facendo caterve di gol. Io ho visto parecchie partite dell'Udinese quest'anno, come ho visto l'Inter contro il Torino, non mi è piaciuta assolutamente, una squadra che ha fatto fatica sia nell'alzare il ritmo, il giro palla, ha trovato il gol all'89esimo e quindi porti a casa i tre punti, però credo che Udine sia una tappa importante per Simone Inzaghi e sono molto curioso di vedere quale potrà essere la reazione dell'Inter, che sì, ha vinto con il Torino, ha portato a casa il successo in Coppa che è sempre molto importante, ma in questo momento non è l'Inter brillante e fisica che probabilmente tutti i tifosi interisti si attendevano. Sì, come del resto domani a Monza, diciamo, no? Beh, la Juve è un capitolo a parte, la partita di Monza, se no roviniamo la scaletta, i Lega. No, poi... voleva rispondere alla frecciatina che ha fatto prima Giacomo sul discorso Pioli, tre punti e quindi ha ovviamente voluto rispondere. La frecciatina era per me, ma avremo modo e tempo. Ma non ci vuole una fantasia, dai. Ascoltate, torniamo da Luca Bello. Luca, facciamo un piccolo aggiornamento sulla partita Torino-Sassuolo, come sta andando le due squadre? Ma diciamo che Torino un pochettino è quello che è inizialmente un pochettino più di gas, insomma ha fatto un paio di situazioni terminali importanti, soprattutto qualche minuto fa con Sech, però diciamo che sono squadre ancora molto morbide, si affrontano in maniera delicata e ricordiamo che il Toro non ha mai subito un gol in casa e tra l'altro ne ha fatto solamente uno, sono due attacchi molto scarni quest'anno, sappiamo che il Sassuolo per via delle defezioni insomma davanti si fa di necessità virtù, ma anche il Toro che non è che abbia delle grandi conclusioni, molto probabilmente stavo sentendo prima in studio che si vociferava magari che Pinamonti poteva essere utile al Toro, Pinamonti è utile al Sassuolo perché Pinamonti costa 20 milioni e purtroppo quest'anno nel mercato quelli che realmente hanno speso dei soldi veri, non quelli dei monopoli, sono veramente poche le squadre, fra le quali il Sassuolo, che quelli che ha voluto prendere li ha comprati con i soldi veri, cosa che non hanno fatto in tante altre squadre. Comunque stiamo a vedere, io sono molto curioso di guardare questo ragazzo 18 anni, Luca D'Andrea, che ha fatto bene nell'ultimo periodo della primavera, di 4 presenze, 3 assist e un gol, per cui in questo momento sta giocando dalla parte opposta, ovvero Laurité, che solitamente è abituato a giocare a sinistra, però ovviamente senza Berardi ha giocato sempre dalla parte destra, questa sera invece si è spostato dalla parte sinistra, D'Andrea che invece è mancino, per cui insomma si invertono le cose, è passato dalla parte destra, per cui insomma bella partita, speriamo che possa concludersi in qualcosa di positivo quest'oggi, perché se il Toro che il Sassuolo vengono da due sconfitte molto amare, molto molto amare, soprattutto il Toro, perché secondo me, se mi posso permettere, gli ultimi 20 minuti contro l'Inter si è ritirata nel suo fortino e così facendo ha preso il gol, altrimenti l'Inter avrebbe mai vinto col Toro. No. Cosa? Beh, no, sul discorso, no, volevo dire a Luca che prima ero io che parlavo di Pinamonti, che l'avrei preso volentieri al Torino, ero io che ho detto al Torino potrebbe starci alla grande, e sul discorso di Milano con l'Inter è un po', no, ma ha ragione, è un po' il modo di giocare di Juric, nel momento in cui il Torino ha finito l'aggressività, ha finito un po' la benzina, sono usciti i geni dell'Inter, perciò ci sono dei giocatori che sotto l'aspetto della tecnica, della qualità sono superiori, hanno corso meno del Torino, però alla fine ha fatto una giocata e ha portato a casa il problema del Torino è che non ha il bomber,
Ecco perché prima Giacomo si parlava insieme di Pinamonti. E il Torino secondo me è una squadra discretamente assemblata, però ti manca proprio il giocatore da gol, da area che la metta dentro. Anche a Milano contro l'Inter ci sono state un paio di occasioni golose, però al giocatore, al Torino manca proprio lo stoccatore e credo che insomma Cairo dovrebbe pensarci, no? Magari per il mercato di gennaio è andato via Belotti che l'anno scorso ha avuto diversi problemi fisici, però Belotti lo mettevi lì e lui comunque il tuo fatturato di gol te lo faceva. No, giustissimo, solo che Cairo si è fermato all'acquisto di Bremer, quando voi gli avete dato 47 milioni a Bremer, per Bremer lui si è sentito già realizzato, la però campagna sai, credo che i tifosi del Toro, proprio in virtù di questo tipo di cessione, si aspettassero qualcosa in più in avanti, è vero quello che dice Paolo, ma anche Franco, perché però io ho visto delle dichiarazioni di Juric dove diceva sul discorso del bomber che a lui stava bene chi aveva, perché comunque si stavano integrando. E Juric di solito dice quello che pensa, non è che dice una cosa e ne pensa un'altra. Anche se poi quest'estate c'è stato quel testa a testa. Comunque ha preso Vlasic, ragazzi, con caratteristiche diverse, però l'attaccante l'ha preso, Vlasic l'hanno preso. Quindi trequartista. Sì, ha caratteristiche diverse. Cioè, caratteristiche diverse non è proprio un goleador. Comunque lui quello che ha chiesto Cairo l'ha preso. Esatto. Però Vlasic, questa squadra a livello di fisionomia Vlasic, d'attacco manca la boa centrale. Esatto. Siete d'accordo? Siete tutti d'accordo? Allora noi dobbiamo andare di nuovo in alla regia se possiamo mandare la probabile formazione dell'Inter, così la commentiamo in... Eccola qui. Franco, parto da te, come ti sembra? Io Gagliardini per fortuna non faccio l'allenatore, insomma questa squadra fatico a vederla, ci sono dei problemi, è assente ovviamente Çalhanoğlu, c'è un ballottaggio tra Gagliardini e Mkhitaryan. Se la mossa è abbastanza chiara, se scegli Gagliardini significa scelta conservativa, quindi più diga difensiva, se scegli Mkhitaryan vuoi andare a offendere. Attenzione a Brozovic perché mi risulta che oggi un piccolo problemino lo abbia avuto, quindi potrebbe essere in dubbio. Massimo, eccoci. Massimo, questa, adesso ti facciamo vedere questa probabile formazione dell'Inter, come a te... Il commento, come ti sembra? Secondo te potrebbe essere la formazione giusta per affrontare l'Udinese? Ma sai, hai fuori Çalhanoğlu, hai fuori Lukaku, io credevo giocasse Mkhitaryan, però probabilmente e forse anche giustamente Inzaghi pensa più a un qualcosa che gli possa garantire intensità e gli possa garantire fisicità, quindi sceglie Gagliardini. Naturalmente poi io non so se la scelta di Acerbi è dovuta al fatto che è venuto via da una partita col Victoria Pilsen molto buona e quindi riconferma uno dei suoi uomini. Ricordiamoci anche che Acerbi è un giocatore che ha espressamente voluto il tecnico, non solo per il campo, ma io ho saputo anche per una questione, insomma, che un uomo tuo nello spogliatoio aiuta. Probabilmente lo devi avere. Certo. E Acerbi credo che rappresenti l'identikit di un uomo che possa essere di aiuto al tecnico anche nello spogliatoio. Paolo? Ma dunque, secondo me più o meno è una scelta obbligata in una trasferta così delicata per le ragioni delle quali parlavamo prima e ovviamente per l'assenza di Çalhanoğlu. E poi Gagliardini, nella visione di Simone Inzaghi, è il giocatore un po' più fisico di contenimento, tanto è vero che aveva fatto quella scelta criticatissima nel match all'Olimpico con la Lazio, no? Che poi che non fu proprio premiante, massacrato Paolo. Di critiche, perché praticamente per giocarsela contro Milinkovic, Savic, eccetera, mise Gagliardini. A Udine, comunque con l'assenza di Çalhanoğlu, è una scelta che si può capire. A me nell'Inter, magari non domani, però piacerebbe ogni tanto vedere Aslani in campo. Perché comunque, io non so come sta il ragazzo, perché chiaramente bisognerebbe chiederlo a Inzaghi, vedere come lavorano tutti i giorni. Però un po' di coraggio, visto che hanno fatto questo investimento. Ha giocato, credo, 8 minuti in queste partite.
Abbiamo visto un pizzico forse di più Bellanova, non tanto, che secondo me è un buonissimo giocatore, cioè io vorrei vedere più coraggio. Sull'Inter in generale dico, non lo so voi cosa ne pensate, però sono molto perplesso su questa su questo turnover dei portieri che sta facendo Simone Inzaghi, cioè mi sembra un'invenzione contro la logica e contro la storia. Tu chi sceglieresti, ecco, tra... Ma io sceglierei Onana, perché Onana. Se tu hai preso Onana, che comunque è un portiere giovane relativamente, è un 96, comunque c'ha 26 anni, hai fatto questa operazione, perché devi creare queste interferenze? Ho fatto questa domanda perché settimana scorsa in studio si diceva che magari alternare potesse Guarda, essere una buona soluzione, invece non c'è un portiere nelle dichiarazioni da Giovanni Galli eccetera che hanno parlato che reputano una cosa saggia fare l'alternanza con i portieri. Verissimo. Perché cioè, il portiere ha bisogno di tranquillità e di fiducia, ma poi comunque Handanovic, voglio dire, è avanti di età, praticamente è in una fase, cioè sta finendo la sua carriera. Non capisco queste cautele nel non fare una scelta definitiva in favore di Onana, cioè non riesco a capirla. Non capisci perché non sfruttarlo al 100%. C'è un aspetto, Handanovic è il capitano, probabilmente spinge per giocare. Io Paolo, guarda, la penso come te, siamo qui dalle 18 e abbiamo anticipato i temi dell'Inter e io ho messo proprio il focus su questa alternanza ai portieri. Poi ci sono filosofie diverse, ci sono allenatori che assolutamente il numero uno non lo toccano mai, ci sono quelli che prediligono l'alternanza. A me sinceramente, in un periodo così dove l'Inter non è brillantissima, fare una scelta definitiva sul portiere sarebbe opportuno. Poi vedremo, anche qui mettere Handanovic in campionato, Onana in coppa, sono sempre più può rari, provocare delle problematiche. Sono sempre più rari gli allenatori che fanno queste scelte. Assolutamente. Perché anche a Parigi paradossalmente c'era l'alternanza Donnarumma, certo. Navas gioca Donnarumma, Donnarumma. E basta. A Napoli gioca Meretto, anche se non è arrivato Navas e Sirigu fa il vice. Assolutamente. Sentiamo già come poi Paolo. Ma secondo me è un gioco molto pericoloso, però se questo gioco lo stanno facendo a questi livelli gente che è professionista, perciò ti dico che o c'è stato, perché è capitato anche a me, è capitato due o tre volte, è un gioco pericoloso perché il ruolo del portiere è un ruolo un po' particolare, non è come gli altri ruoli, non c'è niente da fare. Però se fanno una cosa del genere, adesso hanno appena citato, mi sembra Paolo, ha citato il Paris Saint Germain, e l'ha fatto con un periodo, l'ha fatto anche loro. L'ha fatto l'anno scorso, però ha cambiato allora, poi alla fine, poi hanno fatto la scelta. Scusate, Torino in vantaggio. Torniamo da Luca. Luca. Sapete che io sono sempre indietro di qualche secondo, per cui mi avete dato una brutta notizia. Devo ancora arrivarmi nello schermo il gol del Torino. Giunge, arriva brutta, adesso. Brutta notizia. Sono indietro di qualche secondo. Ti chiedo. Finisco io. Vai, finisci tu. No, volevo dire che secondo me è un gioco pericoloso, però se l'Inter l'ha fatto, non l'ha fatto così a caso, perché non sono dei dilettanti e l'ha fatto per un motivo. È chiaro che adesso sta scegliendo il portiere, come l'ha fatto il Paris Saint-Germain, e Giacomo, non è una scusa, cosa semplice, è un gioco pericoloso comunque. Secondo me l'unico motivo è che Simone Inzaghi non è convintissimo di Onana, perché sennò non c'è un motivo. No Paolo, io posso dirti, noi stiamo parlando da esterni, chiaramente abbiamo un'idea possiamo sapere negli spogliatoi, perché per esempio prima ho sentito gol annullato a Torino, fuori gioco ancora. Fuori gioco. Vabbè, niente, allora è successo niente. Sono d'accordo sul discorso del capitano, perché magari non possiamo farlo fuori perché il capitano, non è vero, perché comunque la faccia al capitano ce l'ha Handanovic. Nel momento in cui l'allenatore decide di non farlo giocare, la mette un altro. Vabbè, secondo me la fascia conta poco. Bisogna il discorso è, come ho detto prima, è un gioco pericoloso, perché il ruolo è un ruolo particolare, però se l'Inter lo sta facendo è perché avevano già programmato prima. Allora, poi che sia giusto o no, questo non lo so. È un gioco pericoloso in un momento delicato della stagione. Capito cosa voglio dire? Delicato per l'Inter. Però tu l'avresti fatto più avanti? Io non l'avrei proprio fatto. Ho capito. Però, diciamola tutta. Ma non che lo dico solo io, no, Giacomo, tanti portieri di ruolo l'hanno detto. Scusate, prima Paolo, mi ero dimenticata Paolo, scusami. Brevissimamente, ci sono molti dualismi nel concetto di Inzaghi.
quello del portiere è un gioco pericoloso, effettivamente, dico gioco tra virgolette, una scelta pericolosa, perché il portiere ha un'autostima molto importante ed è fondamentale che si senta sicuro e gratificato da se stesso, dall'allenatore, dalla difesa, da tanti fattori particolari. Ricordo, e qui mi taccio, una stupenda commedia sulla situazione del portiere, una commedia in cui c'era sulla scena un portiere da solo che raccontava tutte le sue introspezioni, fu presa come riferimento una ventina d'anni fa per tante situazioni psicologiche che riguardano il portiere. Quindi io sarei del parere di indifferentemente Handanovic o Onana, di dargli il crisma di legittimità per parare sia in Champions che in campionato, ovviamente. No, scusa. Vai posso? Massimo, velocemente, poi vado in pubblicità, vai. Vorrei solo capire. Certo. Perché è stato messo in discussione Handanovic? Lascia stare la partita col Torino, ultima, che poi per me, attenzione, le parate che ha fatto, qualche palla gli è arrivata perché gli hanno tirato addosso. Fatemi finire però. Allora, la mia domanda è, se tu ti sei fatto una domanda, tu Inzaghi, ti sei fatto una domanda, perché fai questa alternanza? Perché probabilmente anche Handanovic, se no lasciami Handanovic in porta, se sei partito con Handanovic, vai avanti con Handanovic. Ma perché non lo fai fuori definitivamente, visto che è stato pessimo in alcune partite, soprattutto in quelle dove l'Inter ha perso? Ma anche l'anno scorso. Me, a Inzaghi manca un po' di personalità. Esatto. Ma infatti, Massimo, lo penso così. Volete che dico che mancano un po' le palle? Di far fuori Handanovic, personalità va bene, sono d'accordo. Di prendere una decisione, sono d'accordo. Che lo spogliatoio conta. Cioè, Massimo, sono d'accordo. Se mi avessi fatto finire di parlare, io stavo dicendo non di scegliere Onana o Handanovic, stavo dicendo semplicemente che i dualismi che sono pericolosi per il portiere ce li ha il signor Inzaghi per tanti altri ruoli e tanti altri giocatori. Non ha fatto chiarezza assolutamente. Parlavamo di Aslani. Io parlai con Andrea Azzoli lo scorso anno, disse che è uno dei migliori giovani centrocampisti che ha mai allenato, che ha mai visto. Aslani può giocare anche centrocampista, gli preferisce Gagliardini domani se la formazione è quella. Non può giocare solo centrale al posto di Brozovic, lui lo vede solo al posto di Brozovic. Brozovic è inamovibile. Può fare la mezzala, vuoi dire? Facciamo così, dobbiamo andare in pulci. Torno da Giacomo e da Franco. Allora, discorso Inzaghi, è emerso il discorso che magari ha meno polso, ecco, così vogliamo renderla più carina. Io ti dico, io non so se ha più polso o meno polso, il problema è, ripeto, io parlo da esterno dico che queste cose io le ho già viste nel passato anche personalmente. È chiaro che continua a ribadire che comunque è una situazione un po' particolare, perché è un gioco pericoloso. Perché comunque anche, ma non solo per i due portieri, perché noi ci stiamo fermando sui due portieri, anche negli spogliatoi comunque i giocatori che non sono i portieri parlano tra di loro, perché dicono, ma qual è il titolare? Ma questa è una cosa normale, ma vale per tutti, perciò è un gioco pericoloso per quello, io dico, perché ti lascia il dubbio se non sei stato chiaro nello spogliatoio, perché ripeto, magari io sto dicendo questo, invece Inzaghi è stato chiarissimo nello spogliatoio già ai primi giorni del ritiro. Allora io ti dico, non è pericoloso solo per Onana e Handanovic, il problema è che dentro lo spogliatoio magari si può creare un dubbio, che tra i giocatori comunque si parlano, perciò diventa un problema all'interno dello spogliatoio, certo. Ripeto, questo è il mio pensiero, poi non so se è così. Guarda, la mia opinione è molto chiara, concordo con quello che ha detto Massimo, ovviamente da esterno, non mi sembra che, poi posso sbagliarmi, che Simone Inzaghi abbia questa personalità fortissima, ma credo di poter con assoluta certezza asserire che eravamo qui l'anno scorso tutti quanti a commentare le partite dell'Inter e un mucchio di volte abbiamo dovuto assistere a delle topiche o delle problematiche legate a Handanovic. Se la società Inter
sceglie di andare a prendere sul mercato, addirittura andò a prenderlo a gennaio, no? Va a prendere un portiere come Onana, che ha esperienza di Champions, è stato un uomo importante nell'Ajax a parte gli ultimi trascorsi, e te lo mette. Era anche un'operazione conveniente perché era svincolato. Conveniente, comunque, certo, però dire, se tu non hai bisogno di un portiere di un certo livello ingombrante, probabilmente non lo prendi. Credo che probabilmente l'Inter abbia ragionato in termini di successioni, ma se Handanovic continua ad avere un rendimento non ottimale, hai Onana. Bisogna prendere. Però un problema, perché lì devi avere un allenatore bravo, con grandi caratteristiche, in 30 secondi. Bravo, 30 secondi. 30 secondi. Secondo me la sintesi è quella, va bene. Simone Inzaghi non va giudicato sul carattere, forse quello che diceva Brambati in assoluto può essere vero, non è un allenatore che prende di petto le situazioni, ma lì è una sua caratteristica umana. Però la chiave di lettura in questa alternanza, secondo me, forse è questa. O Handanovic in questo momento ha un peso così importante nello spogliatoio che determina degli equilibri e Inzaghi non si sente, magari anche consigliato dalla società, di accantonare, oppure tecnicamente Inzaghi non è così in questo momento convinto delle qualità di Onana al punto tale da permettersi un'alternanza. Le chiavi di lettura sono queste due. Paolo, 15 secondi, mi bastano per dire che senz'altro Simone Inzaghi, lo dicevamo anche lo scorso anno, pecca di personalità. Non ha un carattere abbastanza tenero. Quindi siete tutti d'accordo, come diceva l'amico Paolo Balgigia, pecca, questo è un problema personale. Però l'indecisionismo può essere pericoloso, ci può essere, forse io posso dirvelo che ho avuto qualche sentore da questo punto di vista qui a Milano, ci può essere anche un condizionamento dello spogliatoio nella scelta di mantenere Handanovic in campo.